Oggi ci troviamo a Palermo Scienze e intervisteremo Giovanni Tarantino. Allora, le faccio una semplice domanda: come funzionano questi oggetti? Allora, noi siamo qui per rappresentare l'invenzione di Watt. In realtà è l'invenzione di Newcomen, però è stata perfezionata da Watt. Qui abbiamo tre macchine sostanzialmente. Abbiamo la prima, una macchina a vapore sostanzialmente. Abbiamo la caldaia, all'interno c'è dell'acqua. Da sotto mettiamo del cotone con dell'alcol che fa surriscaldare l'acqua, si trasforma in vapore e muove il pistone, e grazie al volano torna indietro, e poi abbiamo il riscarico dell'aria. Da questo lato abbiamo una piccola barchetta a vapore, che qui abbiamo due tubicini, che all'inizio mettiamo da un lato l'acqua e sono collegati da questa piccola piastrina. In realtà questa piccola piastrina è una piccola caldaia e collega i due tubicini. Poi mettiamo un pezzo di cotone, una fonte di calore, che surriscaldando fa evaporare l'acqua. Evaporando si espande la caldaia e uscendo da uno o due tubicini dà la propulsione. Una volta che il vapore esce, a contatto con l'altra acqua si ricondensa e si trasforma di nuovo in acqua. Ricondensandosi abbiamo una decompressione all'interno della caldaia e quindi abbiamo un vuoto che dall'altro tubicino richiama l'acqua, in modo che questo è un sistema completamente autonomo e continuo, in modo che la barchetta si muove. Poi da questo lato abbiamo una macchina sempre a vapore, un motore a vapore, però questa volta l'abbiamo fatto con l'aria compressa poiché sarebbe servita abbastanza vapore. Il funzionamento è lo stesso di questa. Abbiamo da un lato l'entrata dell'aria, che è regolata dalla valvola. L'aria entra dentro il cilindro che muove il pistone. Grazie al volano il pistone torna indietro e dopo, grazie alla valvola collegata sempre al volano, dall'altro lato scarica l'aria in modo che può ritornare indietro. Dopo al volano, dall'altro lato tramite una cinghia abbiamo collegato una dinamo in modo da trasformare l'energia circolare in energia elettrica. Grazie, arrivederci.